ragazzi, bentornati e ben ritrovati sul mio canale. Io sono Magnus. Oggi siamo qui su Hellblade: Senua's Sacrifice. Spero di averlo pronunciato bene. Un gioco che promette una grafica sensazionale, spettacolare. Per farvi capire, è stato prodotto praticamente da Ninja Theory, quelli in pratica che hanno fatto anche Devil May Cry, per intenderci, per capirci. Ambientato nel mondo dei vichinghi, come già vi ho detto, grafica spettacolare, combattimenti, secondo me possiamo darci una buona possibilità, anche perché tra l'altro sarà una serie non molto lunga perché il gioco non è proprio lungo, fa parte della categoria dei AAA, quindi in pratica non sarà molto lunga la storia. Detto questo, naturalmente vi invito come sempre a mettere un bel pollice in su, un bel commento, un bel mi piace se non l'avete ancora fatto, e ci buttiamo nella storia. Guardate già il tema che ci hanno regalato. Avviso, importante, questo gioco continua a dire le rappresentazioni di disturbo psicotici. Ah già, così, però non ce l'hai fatto manco leggere, quindi in pratica se moriamo non lo sappiamo. Vabbè, modifica la luminosità fino a quando l'immagine è visibile. Ok, meglio così, perché così non la vedevo bene. Allora, altra cosa fondamentale, importante, tra le opzioni c'era scritto, poi magari non lo so, ecco qua, possiamo far girare il gioco o a 60 fps, oppure lo possiamo far girare anche a 30 fps, però a una risoluzione più alta, dovrebbe essere 1440p, se mi fanno vedere. Difficoltà di combattimento mettiamo auto, facciamo così normale. Ok, quindi lasciamo le impostazioni così a 60 fps, e poi voglio scoprire che è stata difficoltà combattimento auto. Non penso che guidiamo, no, vabbè, forse in base a come giochiamo si imposta la partita. Detto questo, iniziamo. Alzo anche, così ci spaventiamo del tutto. Chi sei? Welcome. You are safe with me. I'll be right here, nice and close, so I can speak without alerting the others. La voce è bella, eh? Let me tell you about Senua. Her story has already come to an end, but now it begins anew. What's happening? I don't think so. It's breathing. He knows she's getting closer. He can feel her coming closer. She's getting They're watching. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. What is she doing? Why is she doing this? They're watching. Why isn't she coming? She's doing this for him. She wants to rescue him. He's already. La grafica è bellissima, raga. Ma pure l'ambientazione. I never told you of the others. Sì. Too, right? Giusto qualche voce. They've been around ever since the tragedy. Well, that's not quite true. Some are old, some are new, but they've. Beh, adesso possiamo solo girare. I think the darkness changed them, just like it changed her. La voce è veramente bella, sembra tipo quella degli SMR. Tutta sussurrosa. Look. Up ahead. You see it too. You promised you can. Yes. It is real after all. She's finally arrived in the land of mist and fog. The place the Northmen call Hell. Hells. Avevo sbagliato prima. Go back. Hellsblade. Go back. It's not safe. It's there. They're here. Così di spalle sembrava quasi Horizon, eh? Non vi dico la verità. Però già avevo avuto un po' qualche flash del genere. La grafica per adesso mi piace, anche l'ambientazione. Spero solo che non sia troppo
fields and rivers of hell. Panni stesi. But the dead don't always lie still here. This is not a place of rest. Oh, già c'è qualcuno qua, eh. Che non sia un po' troppo satanico. Can you see them? Can you see them? They're going to do that to you. Certo, però avventurarsi qua dentro. Manco le rane ci stanno. Oh, guardate qua. Ma chi? I cadaveri ci stanno osservando. Perché quello sta a pancia in giù, però? Cioè, a testa in giù? Cioè, sta appeso diversamente. Guardate qua. What is she thinking? She's afraid. Wouldn't you be? Oh, e qua ci sta. Used to it by now after so many years. Questo non l'hanno infilato. But the darkness. Disordinati. It just builds onto itself, growing stronger. Sì, vabbè, però. Towering over her. You might try and ignore it, turn away. But it's always there, just out of sight. Where you're most vulnerable. It's like it knows that just enough light. Ok, it's all you need to see it suffocate. Diciamo che più ci addentriamo e più troviamo quello si è mosso quello. Questo qua in alto si è mosso. Ah, forse il vento. Ammazza, ragazzi. L'acqua si fa più più sporca e i cadaveri aumentano. But it isn't bravery that drives her. Bravery only means something to those afraid of death. Said it was fear. Vedo la riva, forse siamo quasi arrivati. Dai, mi rendo conto che volete far leggere i nomi di tutti i creatori, però cioè sono 3 minuti abbondanti, 4 minuti che stiamo remando. Che palle. Ok, siamo arrivati, dai. Se non ti sei già cagato addosso, cioè dovresti tranquillamente poter avanzare. Questo è il primo gioco che provo a 60 fps sulla play, prova. Too late to get into the boat and go back. No one will judge her. No one will ever know. Oh, she heard us. There's no going back. Dai, calma. Che fai, lo lanci? E poi come ce ne torniamo? Senua pushes away a world that conspired to cause so much suffering. There's nothing to go back to, and worse to look forward to. Why don't you join us? Sarebbe una buona idea. Maybe ok, penso che adesso iniziamo, Dobbiamo anche capire un po' i comandi. Ok, finalmente. Per adesso camminiamo soltanto, Focus. Qua c'è qualcosa, Look closer. Look. Use your eyes. Why isn't she looking closer? She needs to look closer. Focus. Ok, mi sto concentrando. Do not forget my story, Senua. Because your darkness comes from hell, and your fate lies there. They say the burning of a corpse will take you straight to Hela's gate, but gods and the living will follow this path. You must leave the Isles of Orkney across the Eastern Sea and find a road that leads north and down through deep dark valleys. After 9 nights of riding, you will follow a great river and will find a bridge covered in gold. The path to Helheim goes from there, across the river of knives that flows from the dark world of Niflheim. Vabbè.
Ok, grazie della info. Allora, però per adesso non possiamo ancora combattere, non fare niente. Possiamo solamente allungare. Che c'è? Allora, siamo in terza persona. Sì. Ok. Attenzione alle erbette. Io mi guardo bene intorno perché si sentono. Ecco. Ok, siamo nell'acqua a pieno, quindi attenzione, prova il movimento. Attenzione. Allora, corri. Allora, io ti dico la verità, non sto capendo niente, come dobbiamo correre. Adesso si sente un... No, lei è coraggiosa perché non corre e non fa niente. Quindi per adesso non possiamo manco correre. Ah, tipo ci pigliamo questo? Ce la possiamo prendere? No? No. Non possiamo manco prendere... Vabbè. Ammazza. Ancora non possiamo né combattere. Ci fanno soltanto spaventare. Allora, qua c'è un'altra via, no. Manca il teschio, si illumina. Aumenta soltanto il vento. Non questa vera, ok. Oh, meno male che si sta... Diminuisce il vento. Ah, ok. Ma tre passi ce la fanno. Guarda lì. The river of knives across which lies the halls of hell. The place they call Helheim. Ok. Lo senti attraverso? Mazza. Ora capisco perché il gioco ha problemi. There's no doubt about it. The source of the darkness is in Helheim. And the goddess Hela holds his soul there. Mamma mia, non lo troverai mai. Her dear beloved. Vabbè dai, ci hanno già lanciato un po' di sfortuna addosso, ma non fa niente. Allora, dobbiamo arrivare là, credo. Questa è una spiaggia. Ok. Comunque è una figata pazzesca, guardate là. Noi dovremmo arrivare là, aspetta. Sì, però parlate un pochettino tanto, vi dico la verità. Oh, guarda qua. Comunque la grafica promettevano che sarebbe stata... Barca affondata. Rete. Ma she does remember that only the dead may cross it. That part wasn't so easy to forget. Ah, ci dice questo passaggio segreto. Let's see, shall we? Troviamo questo passaggio segreto. È un po' lento, l'approccio iniziale è lento. Passaggio segreto potrebbe stare qua sotto. Tipo per esempio io avrei almeno iniziato con un po' di corsa. Perché tipo queste distanze immense le avremmo dovute fare un pochettino più velocemente. Ecco, ok. Giustamente il tasto per correre c'era, ero io che ancora non l'avevo sviluppato. Ok, vediamo qua che dice. The Northmen speak of nine worlds. The world of men they call Midgard. Midgard. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in the Northmen speak of nine worlds.
The world of men, they call. Ma dobbiamo sempre sempre premuto. Sky gods dwell in Asgard. The gods of earth, harvest, wind and sea dwell in Vanaheim. The good elves dwell in Alfheim. The evil ones dwell in Svartalfheim. The mountain giants dwell in Jotunheim. The fire giants dwell in Muspelheim. Niflheim is the world of ice and darkness. Only the dead dwell in Helheim. And that is where you must travel. Ok, vabbè, questo l'avevamo capito che in pratica avremmo trovato qualcuno là sopra, eh. Ok. Sali, sali. Allora, per salire, ok, sempre io. Però non ci sono comandi, dica la verità. Vero che sono tutti abbastanza semplici, però. Ok, allora di qua. Perché di qua penso che non possa andare perché sennò caschiamo. Vai. Però non sono armato, non c'ho niente. Cioè. Aia. Ok. Vabbè, tu sei ragazzina, sei agile, quindi vai tranquilla, no? Ok. Forse ho visto una cassetta, eh. No, qua è solo acqua. Oh, ma quale. What's she waiting for? You're not safe. Stop. Why did she do that? She shouldn't have done it. She can't go back now. No, this is it. Ci prendono anche in giro, tra parentesi. Allora, per adesso ancora niente. Armi, nada de nada. Però mi piace che però non è assolutamente completamente buio, quindi si vede abbastanza bene. Attenzione. Ah, come è pericoloso, toccala. Ma forse non tocca. I was just hiding. I find I live longer that way. Cinema. Never let the bastards catch me again. Never. Wait. Oh, alle spalle. Who are you? It's just a memory. Truth. Is that you? How do you know? From my tales of the Northmen, they call me Druth. A liar. An old fool. Questo gioco fa un po' paura, però. It's good to see you again. You kept your vow. To guide you in this life and the next. I will tell you my stories of hell. Ah, che bello. I may walk with you. Se ci arrivi, perché ti vedo un po' cagionevole di salute. I'm listening. The runes seal the gates to hell. Focus your inner eye. And you too will see what's hidden in plain sight. I can see one. Take a closer look. Hold it in your mind's eye. She needs find to focus one now. Like it to she open the gate. Ah, ok, dobbiamo trovare un'altra per trovare per aprire sta porta. Ok. Mi sempre da qua. Non è che ho capito se dobbiamo fissarne due contemporaneamente oppure. Perché per adesso ho trovato questa. L'altra. Vediamo un po' se ne trovo un'altra da qualche altra parte. Ah, eccola, sono là. Aspetta, no. Ma sono andato per tutto stanno. Aspetta, perché così in pratica le vedo. Ah, ecco, così ce l'ho memorizzata così. Mi devo trovare qualcosa che mi fa combaciare. Ah, eccola qua. Look towards the gate. And the gate will open. Guarda verso la porta, ok. Aspetta. Stiamo andando adesso, anche cercando di aprire. Apri sta porta. Go through the gate. Go through it. Ma vediamo. Vai, bingo. Vai, vai, vai. Ah, ok, meno male che sei forte. Ci date un'arma? No? Ok, salvataggio automatico e vai. Qua non c'è niente? No. Learned their ways. I know you did. You listen? Ok, ah, salgo ancora. Vai. My people paid a heavy price. Yay. Carry my stories with you.
Al tempo sai, calmo. Il tempo era bello. Guarda qua. Non guardare giù. Non guardare. Poi se guardo giù è bello. Another voice joins us. Guarda qua. She wants to try to make them go away. La grafica mi piace un casino, Secondo me ho fatto bene a mettere a 60. Grafica migliore, magari proveremo anche a metterlo abbassando i frame. Niente, non ci sta niente qua, Ma non mi posso neanche accovacciare, niente qua, posso fare niente ancora. Ok. Ah no, pensavo fosse qualcosa. Vai. Guarda. Io dico che questo si spezza, Pretend it's going to be okay. Sento dei crack. Sento dei crack. Waiting for you to make that. Dai, ce l'hai fatta ormai. E vai. You can't just wish things away. È un problema di asma, secondo. Allora, qua ci sta un'altra cosa, vediamo un po'. The world of the dead is ruled by the giantess Hela, daughter of Loki. The gods feared her bloodline, bad on her mother's side and yet much worse on her father's. So, as a child, the Allfather cast her down into Helheim and gave her power over those who die of sickness, age, hardship, and self-slaughter. In all of the nine worlds, only Hela can resurrect the dead. To Hela, your Dillion was sacrificed. And with Parlano tanto, però vi ripeto, mi piace un casino perché è buio, ma si vede però. Normalmente di solito quando è buio non ti fanno vedere niente. Stay back. Look at it. You have to open it. The gate to Helheim divides the living from the dead. Ah. Is that the face of Hela herself? The half-rotten goddess that rules over Helheim. Whatever horrors lie behind that door. Sì, ma ce l'abbiamo fatta però. Vai. C'è qualcuno. Ci sta la folla, ci sta. Non mi guardare così. Ci abbiamo arma. Aia. Spero per te che aprirai la porta anche in fretta. Che però se ci guardi così. Guardate come hanno realizzato questo gioco. Su YouTube ci stanno un sacco di video, È bellissimo. Iniziamo a combattere. Allora però aspetta così. Ho capito. Ok, così mi difendo. Allora scusami un attimo, perché qua non ho capito ancora come fare per combattere. Ok, qua diamo i calci. Aspetta, devo capire un po' come difendermi. Allora, mi piace il combattimento perché devo solamente capire. Ok. Bello, ok. Bellissimo. Mi piace la fase di combattimento.
Ok, questa diamo alla carica, vero? Ok, ma non così, vero? Ok. Guarda che mossa! Attacco, attacco! Aia! Ammazza, questo colpisce molto! Vai! Ok! Aspetta! Però è che sono diversi dai soliti comandi, vi dico la verità. Questo non riesco a beccarlo, questo. Forse devo mettermi davanti alla... L'unica cosa è che è un po' difficile da gestire. Ok. Ma non stai bene però, eh? Mamma mia. Sei un po' pallida. A vision of what's to come. Aia. Poor Senua. The darkness does not bargain. It does not reason. It is rot. And now it has taken hold. It will spread towards her head, the seat of the soul, until there is nothing left of her. No. All of her suffering will have been for nothing. Non credo, eh. Forse così si aprirà, ma non credo. Ok, siamo arrivati davanti alla porta. Il marciume dell'oscurità aumenterà ogni volta che fallisci. Ah, se il marciume raggiunge la testa di Sinua, la sua missione è fallita. Aia. E tutti i progressi fatti andranno persi. Ah. Che bello. Quindi dobbiamo stare attenti a questo marciume. That is what Dillian taught her. With every defeat, the dark rot will grow and soon it will take her soul. But for now at least she still has control of her mind. And she will fulfill her vow, whatever the cost. He's not leaving. Sta porta non mi piace. Listen to me, Senua. The goddess Hela lies behind the gate to Helheim. To open the gate, you must first dio del fuoco e dio dell'oscurità. The god of fire, Surt, and the god of illusion, Valravn, spill their blood to open the gate to Helheim and enter the land of the dead. Ok, quindi diciamo che abbiamo parecchio da fare per ogni porta da entrare. Ok, ragazzi. Promesso, la grafica era spettacolare e personalmente è spettacolare. Il gioco promette veramente tanto. Naturalmente come è stato un video, come sempre mettere un bel pollice, il su, un bel commento, un piace, fatemi sapere la vostra. E tutto questo, come sempre, questo è il video, se mi piace, se mi commentate, se ti piace. Non ci vediamo al prossimo video e bye bye.